sono pronti a scendere in piazza per difendere la scuola dei loro figli dalle ipotesi di smembramento previste dal nuovo piano di riordino scolastico e mercoledì pomeriggio hanno già in programma una manifestazione pubblica. Sono alcuni dei genitori degli alunni dell'istituto comprensivo Musti di Miccoli di Barletta che questa mattina si sono incontrati per stilare una prima bozza di documento da presentare domani all'assessore regionale all'istruzione Alba Sasso. Chiedono di salvaguardare l'integrità di un istituto che negli anni ha investito risorse importanti nella qualità dei programmi formativi e nella riqualificazione degli ambienti scolastici. Vorrei rivolgere un appello sia al sindaco e a tutta l'amministrazione comunale di Barletta e a tutti i livelli politici affinché la scuola di Miccoli non venga penalizzata, perché fino a qualche anno fa nessuno ci avrebbe scommesso un centesimo su questa scuola. Oggi invece, grazie a una dirigente, grazie anche al corpo docente, professionali preparati, oggi abbiamo dei risultati positivi. Quindi vi prego, non trascurate e non maltrattate questa scuola. La Musti di Miccoli ormai sono 3 anni che si manifesta, si mostra come una scuola di qualità, una scuola che di giorno in giorno propone ai suoi alunni un percorso formativo che non solo è unitario ma anche integrato, quindi una scuola che esprime anche identità, che mostra anche tutta la sua qualità e che è anche volta al futuro. Pertanto ecco, quello che noi chiediamo in veste di genitori è proprio che tutto rimanga così com'è e che non si attui il cambiamento a discapito dei nostri figli. Sono 3 le ipotesi di riordino scolastico prospettate dalla giunta comunale ed inviate alla regione per una valutazione complessiva. In 2 casi si superano o si ridimensionano gli istituti comprensivi per mantenere intatte le 11 autonomie scolastiche esistenti. Nella 3ª ipotesi le autonomie scenderebbero a 9 favorendo la costituzione di 2 nuovi istituti comprensivi. I genitori della Musti di Miccoli chiedono delle soluzioni in grado di difendere la continuità scolastica e di tutelare i meriti che le scuole hanno acquisito sinora sul campo in fatto di offerta formativa, numero di iscrizioni e qualità delle strutture. Noi genitori pretendiamo che non si penalizzi tale realtà scolastica, ritenuta da tutti noi di successo. Abbiamo visto come con l'impegno ha fatto crescere e raddoppiare nell'arco di un triennio il numero degli alunni iscritti. Non turbiamo gli adolescenti trattandoli come pacchi postali. Tutto ciò potrebbe determinare l'insuccesso scolastico dei nostri figli. Noi genitori siamo pronti a dare battaglia in ogni sua forma. La nostra protesta non si fermerà a questo comunicato, ma procederà anche con manifestazioni cittadine, comunicazioni a tutti gli organi istituzionali, l'ufficio regionale, scolastico, il ministero, la Corte dei Conti, dovunque, perché giù le mani dalla nostra scuola.